troviamo a Novara per il 16° Convegno Nazionale Economia e Politica del Farmaco e delle Tecnologie Sanitarie. Abbiamo il piacere di parlare con il dottor Claudio Amoroso, del direttivo FARE dell'Università Gabriele D'Annunzio di Chieti Pescara, che ha tenuto un'interessante relazione dove ha spiegato le prospettive sull'acquisto dei farmaci, dal nuovo codice degli appalti all'accordo quadro. E, dottore, innanzitutto, ma che cos'è e come funziona questo accordo quadro? Quindi l'accordo quadro è una forma di procedura prevista dal nuovo codice, preesisteva anche nel vecchio, però nel nuovo codice è stato meglio definito, e dove c'è la possibilità di procedere all'acquisto con un solo operatore o con più operatori. E anche un'altra formula è quella di fare un confronto competitivo oppure andare direttamente a questo confronto, quindi senza fare un rilancio successivo. E quali sono le principali modifiche all'accordo quadro apportate dalla legge di bilancio del 2017? Sì. Allora, l'accordo quadro previsto dall'articolo 54 del codice prevede la possibilità, quindi lascia una potestà alle stazioni appaltanti, mentre la legge di bilancio ha previsto che è obbligatorio da parte delle stazioni appaltanti di mettere in un lotto unico i farmaci biologici laddove esistono, oltre all'originator, altri tre biosimilari. Quindi in questo caso la stazione appaltante è obbligata a fare questo tipo di operazione. Naturalmente l'aggiudicazione in questo caso avviene sulla base dei primi tre che sono in graduatoria, a seconda che sia stato scelto il prezzo più basso o l'offerta economicamente più vantaggiosa. Quindi viene assicurata la continuità terapeutica, perché nel caso in cui ci sia appunto un paziente che deve continuare con la procedura, con il tipo di farmaco che prendeva, può essere attinto da quella graduatoria ed andare anche oltre il terzo risultato in graduatoria. Ecco, ma l'accordo quadro è utilizzabile anche nel caso in cui ci siano meno di tre prodotti dello stesso principio attivo? Qui, secondo una interpretazione, quindi la legge non è così specifica, c'è da mettere in evidenza la differenza tra queste due tipologie. Quindi nella legge di bilancio si parla di dovere, nell'altra si parla che ha la possibilità, per cui io riterrei che questo è fattibile. E questa, anche se poi probabilmente le aziende saranno un po' ritrose ad assumere questo tipo di scelta, però questa scelta potrebbe essere suffragata anche valutando quello che diceva il vecchio codice. Il vecchio codice parlava almeno di tre ditte, il nuovo non ne parla, quindi potrebbe essere fatta anche con due aziende. Ma come viene applicato questo accordo della legge di bilancio? Cominciano ad esserci delle applicazioni. Già in precedenza c'era stata, prima della legge di bilancio, c'era stata l'Estar della Toscana che l'aveva applicato, dando un ordine prioritario in termini percentuali tra il primo e il terzo. Successivamente, con la legge di bilancio, adesso abbiamo la prima regione che l'ha applicata e la Soresa, la prima stazione appaltante, con il prodotto Filgrastim. Sono già sorte vari ricorsi, perché su che cosa vertono questi ricorsi? Sul fatto che alcune aziende hanno specificato che non era stata applicata la norma, e il TAR, mentre, sono andati a valutare quello che era l'atto, il momento in cui era stata indetta la gara col sistema dinamico che era precedente alla legge, e quindi questo ha permesso di respingere i ricorsi che erano stati prodotti da alcune case farmaceutiche.